innanzitutto il Presidente e i colleghi della Commissione. La pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la TV del giorno, reca l'audizione del Ministro degli Affari Esteri. Grazie, grazie signor Presidente, grazie. Questa audizione è molto opportuna nella situazione in cui la nostra sud è di grandissima instabilità, osservazioni e di informazioni anche su tutta la costa meridionale. Io, se voi lo permettete, non rifarò la cronaca, la manifestazione di Tamarro del 30 giugno, l'intervento militare, la deposizione di Mosca con 100 morti su cui il governo ha aperto un'inchiesta. Questo solo per dirvi che non rifarò insomma, nel dettaglio, vi posso però dire che le iniziative che abbiamo preso e continuiamo, la volontà europea di spingere per un dialogo su tre questioni specifiche che abbiamo posto da subito. La prima è quella di un trattamento per quanto riguarda il Presidente Mossi, l'alto rappresentante Ashton, a cui era stato negato di vedere Mossi il 18 luglio, è riuscita ad incontrarlo anche in clima di riservatezza, diciamo, di essere visitata intanto anche dalla ONG egiziana o dalla Croce Rossa. Il ministro tedesco Guido Westerwelle, ma almeno diciamo, e lo dico perché voi sapete quanto ci tengo ad avere un po' di disciplina, non perché non andremo altri ministri in questo o in quel paese, ma almeno in una forma.